Ciao, sono Lorenzo Cicetti e dal 2006 aiuto le persone a crearsi un reddito passivo, un reddito automatico e ricorrente tramite il network marketing e internet. Detto questo, oggi volevo rispondere a una domanda che mi è stata fatta da più persone e io ci tengo veramente alle domande e a dare alle persone che mi seguono quello che gli serve per svolgere al meglio la propria attività. Allora, la domanda è questa: Lorenzo, quante attività di network marketing posso fare? Una, due, tre? C'è un limite al numero delle attività di network marketing, delle aziende di network marketing che posso seguire? Allora, la mia risposta è: per avere successo, per riuscire, per guadagnare, devi seguire una sola azienda ed essere super focalizzato in quell'attività. Se fai tante attività, se provi a fare più cose insieme, non riuscirai e sarà difficilissimo riuscire nella tua impresa, soprattutto un'attività solo di network marketing. Non conosco nessuno dei top leader, delle persone che guadagnano di più, che fanno più di un'attività per diverse ragioni. La prima è che costruire un gruppo di network marketing, costruire un reddito passivo è abbastanza, ok, richiede molto impegno, richiede molta costanza e richiede molta energia. Punto numero uno. Punto numero due qual è? È che quando tu parlerai con le persone non saprai nella tua testa con precisione dove indirizzarle. La indirizzerò di qua, la indirizzerò di là, in questa azienda piuttosto che nell'altra. E le persone cercano una guida, cercano un qualcuno che sa indirizzarle in maniera precisa. Le persone si accorgono quando il nostro focus è disperso fra varie aziende e la situazione proprio più brutta da vedere è quando si vedono le bacheche, ok, di Facebook riempite da più aziende. In realtà nella bacheca di Facebook, come se hai visto il mio corso Sponsorizzazione Magica con Facebook, sponsorizza sui social.com, poi metto il link casomai, se hai visto questo corso sai che nella bacheca di Facebook non devi mettere la tua azienda, è un gravissimo errore perché le persone scelgono le persone non scelgono l'azienda, le persone scelgono le persone che ritengono meglio possono guidarle e le persone si accorgono se una persona può guidarti nella direzione dei tuoi sogni o invece non può guidarti. Quindi diventa la persona che le persone vogliono seguire, prendi una direzione, non disperdere il tuo focus in tantissime direzioni. Detto questo, io ritorno al lavoro, ritorno a seguire il mio gruppo, ho veramente tante persone, un gruppo carico, pronto, che devo seguire al meglio per aiutare queste persone a raggiungere i propri sogni. Io mi auguro che anche tu hai dei sogni, mi auguro che anche tu hai l'autostima sufficiente e per provarci senza avere paura di fallire. Perché chi non prova, ricordati questo, chi non prova perché ha paura di fallire, secondo me è già morto, secondo me si porterà questo dolore per tutta la vita. Chi non prova a raggiungere i suoi sogni perché ha paura di fallire, perché ha paura di non farcela, è un rammarico, una frustrazione, un dolore che è molto, che se lo metti sul piatto della bilancia insieme alla fatica che serve per perseguire i tuoi sogni, io scelgo la fatica per perseguire i miei sogni tutta la vita. Lasciami un commento sotto, fammi sapere che cosa ne pensi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!